Ciao, sono Tina Pallotta e sono la consulente dermocosmetica della farmacia di Nardo. Oggi sono qui perché voglio parlarti di un problema molto diffuso e anche molto sgradevole, che non è altro che la placca dei denti. La placca dei denti è quello strato giallo che si forma sulla superficie dentale e in particolar modo sulla prossimità delle gengive. Sulla placca dentale che cosa succede? Che si formano questi germi che poi però possono causare delle infezioni anche molto gravi e condurre alla gengivite o anche ad altre malattie. Come possiamo fare per evitare la placca? Oggi sono qui perché voglio darti 4 consigli naturali. Allora, il primo consiglio è quello di sciogliere un cucchiaio di bicarbonato in un bicchiere d'acqua e fare degli sciacqui. Tendenzialmente il bicarbonato di sodio viene utilizzato per sbiancare i denti, però in questo caso è utile anche per prevenire la placca dentale. Esistono poi anche degli altri rimedi che si possono utilizzare anche nelle donne in gravidanza e sono per esempio quello di miscelare delle gocce di tea tree oil in un bicchiere d'acqua e sostituirlo al colluttorio industriale. Poi c'è anche l'acqua ossigenata, stessa identica cosa, basta un cucchiaino in un bicchiere d'acqua per fare dei risciacqui. L'acqua ossigenata è utile anche come disinfettante in generale per tutte le infezioni della bocca. Un altro rimedio poi invece è quello di utilizzare la salvia in due modi, o strofinandola sulla superficie dentale oppure basta masticarla. Ciao, a presto!